Gentili ascoltatori, buongiorno, ben sintonizzati su Cyrus Web Network, emittente radiofonica online e anche televisiva, in collaborazione con la redazione giornalistica di Pianeta Oggi TV Online, All News. I microfoni Massimo Bonella, dunque, Ecomondo 2000, il notiziario della domenica mattina che riepiloga un po' le notizie più importanti della settimana appena trascorsa e di questo weekend, non solo se ci sono delle ultime ore, ve le diamo in questo momento. Iniziamo subito con il grande scandalo di Venezia, 35 le persone arrestate nell'inchiesta veneziana per corruzione, concussione e riciclaggio, un centinaio di indagati per presunte tangenti per gli appalti del MOSE, il sistema di dighe mobili, sequestrati beni per 40 milioni, arrestato anche il sindaco Orsoni. Tra i politici coinvolti, il deputato di Forza Italia Galan avrebbe ricevuto fondi illeciti, in manette anche l'assessore alle infrastrutture Renato Chisso, il consigliere regionale PD Marchese, il presidente di Coveco, il generale in pensione Emilio Speziante, tra gli indagati l'ex consigliere di Tremonti Marco Milanese e il magistrato della Corte dei Conti Vittorio Giuseppone. Gran parte della corruzione scoperta oggi è simile a quella di Tangentopoli di 20 anni fa. Molti dei protagonisti sono gli stessi, ma questo è un sistema molto più sofisticato, lo ha detto il procuratore aggiunto di Venezia, Carlo Nordio, illustrando l'inchiesta sulle tangenti per il MOSE. Gli elementi in comune con il passato sono una spartizione equivalente tra forze politiche di destra e di sinistra e la farraginosità delle leggi che favorisce la corruzione, spiega Nordio. La Guardia di Finanza, che ha resistito a tentativi di interferenze, dice il PM, ha scoperto false fatture per 15 milioni destinati a fondi neri utili a pagare le mazzette. Una notizia questa che è praticamente in continua evoluzione, notizia in corso, vedremo poi anche i futuri sviluppi. Sta di fatto che la città di Venezia, ma non solo, anche Mestre, tutta la terraferma, è praticamente indignata su questa cosa che è successa. Non si fa altro che parlare, cioè se ne parla continuamente sia negli autobus, nei negozi, per strada, insomma, veramente un grande scandalo. Proseguiamo con le notizie della settimana appena trascorsa, le più importanti, le top news. Dunque, India, due nuovi episodi sono successi di incredibile violenza contro una quindicenne in Uttar Pradesh, contro una donna madre di cinque figli nel Meghalaya. L'adolescente è stata impiccata dopo lo stupro, la madre è stata uccisa da presunti miliziani indipendentisti con colpi di pistola alla testa per aver resistito ad un tentativo di stupro. La lista dei casi che hanno scioccato l'India e il mondo intero sta diventando lunga, lo ricordiamo in particolare nell'Uttar Pradesh, le due cuginette impiccate come la bimba, la 22enne costretta a bere acido e uccisa, la giudice ferita e violentata. Questi sono stati gli ultimi casi. Nigeria, anche qui notizie, come dire, più o meno simili, i Boko Haram hanno ucciso decine di persone in una nuova serie di attacchi a villaggi nello stato del Borno, nel nord della Nigeria. Lo riferisce la BBC Online, secondo cui in uno di questi attacchi i miliziani hanno radunato delle persone nel compound di una chiesa e hanno fatto fuoco. Veniamo all'Italia, Rai TV, Lusigrai, il sindacato dei giornalisti Rai ha annunciato con una nota la sospensione dello sciopero dell'11 giugno. Lusigrai, spiega la nota, è riuscita a ottenere che si mettesse al centro dell'agenda politica il futuro e lo sviluppo della Rai servizio pubblico e assicura che sarà mantenuta la mobilitazione delle redazioni, non accetteremo politiche di corto respiro. Tra i temi al centro del dibattito politico evidenzia riforma della RAI, anticipo di 2 anni della concessione del servizio pubblico, lotta a evasione canone. Resta la contrarietà per la vendita di quote di RAI Way e la convinzione che il prelievo di 150 milioni sia illegittimo.
Ci spostiamo in Sicilia, inarrestabile l'ondata di sbarchi sulle coste siciliane, oltre 2.300 i migranti soccorsi dalle navi della Marina Militare e dalla Guardia Costiera approdati in diversi porti dell'isola. Circa 400 profughi eritrei ed etiopi sono sbarcati a Porto Empedocle, altri 611 dall'Africa subsahariana, dal Maghreb e dal Medio Oriente sono arrivati con la Sfinge della Marina. E 513 persone sono approdate a bordo del pattugliatore Orione, poi 367 a Palermo, 266 a Catania, 191 a Trapani, centinaia di donne e i bambini. Dall'inizio dell'anno in Italia sono giunti oltre 50.000 immigrati. Appello del sindaco di Porto Empedocle, Firetto, situazione fuori controllo. Quindi anche questa è una notizia in corso, una notizia in evoluzione. Passiamo ora alla Concordia. Durante il trasferimento a Genova della Concordia si prevedono rilasci in mare di acque interne, sostanze e preparati censiti nella nave e idrocarburi. Lo scrive Costa nel progetto di trasferimento e smaltimento del relitto. Il porto di Piombino, allo stato attuale, non è idoneo a ricevere il relitto, ribadisce Costa. Nel viaggio per Genova, la Concordia passerà a 10 km da Giannutri, a 10 da Capraia e a 25 dalla Corsica. Ed ora diamo uno sguardo alla homepage della nostra testata giornalistica online, pinetaoggitv.net. Dunque c'è una news, scandalo a Venezia, tutta la città indignata, inclusa la terraferma veneziana per il caso Mose. Naturalmente non si fa che parlare d'altro di questa grave situazione che è emersa nel veneziano. Poi a seguire speciale di Pandora TV, una intervista, un'intervista al Democracy Now, il generale Wesley Clark racconta come l'attacco alla Libia fosse già stato previsto dai vertici militari USA subito dopo l'11 settembre. Una esclusiva quindi, questa intervista, cioè, che fa veramente riflettere, riportata poi da Pandora TV e poi l'abbiamo ripresa anche noi. Poi a seguire i notiziari di Pandora TV RT. Quindi un comunicato stampa dal centro Italia, dalla città di Sartiano, e un comunicato stampa locale. Poi abbiamo invece che emerge ormai a taglio medio un articolo di Giorgio Mongiovanni, direttore di Antimafia 2000, trattativa la svolta del procuratore di Palermo Messineo. E quindi a seguire altri notiziari di Pandora TV, l'emittente, la nuova emittente online di sola informazione da Roma, che sta emergendo sempre di più in collaborazione anche con alcune televisioni e radio terrestri, tra cui anche, lo ricordiamo, Sales Web Network, Pandora TV diretta da Giulietto Chiesa, che più volte noi abbiamo intervistato. Dunque, vediamo se ci sono delle notizie dell'ultima ora. No, possiamo chiudere qui quindi questo notiziario della domenica mattina, Ecomondo 2000, che riepiloga un po' le top news della settimana appena trascorsa, con poi le ultime notizie del fine settimana e del primo mattino. Lettura in studio di Massimo Bonella, grazie per averci seguito. Linea che ritorna al sito Web Network per il proseguo della programmazione della rete. Buon proseguimento di giornata.